Ciao a tutti e benvenuti su Crypto Games Italia, il canale interamente dedicato al mondo dei videogiochi su blockchain. Oggi torniamo a parlare di Bon Crypto. Vi daremo un po' di news e qualche tips and tricks per massimizzare le rese con i vostri bombers. Dopo alcuni giorni problematici in cui è stato difficile connettersi vista l'implementazione di nuovi captcha per combattere i bot e dopo il ban di diverse migliaia di persone, la situazione sembra essere tornata alla normalità. Il valore di Bitcoin, dopo una settimana di lateralità, è sceso fino a toccare i 3 dollari, risalendo poi leggermente dopo qualche giorno. Nel frattempo, il team di sviluppo di Bon Crypto ha rilasciato dei nuovi trailer che introducono una nuova modalità avventura, dove sarà possibile affrontare dei boss e giocare attivamente, ed il marketplace, dove sarà possibile vendere ed acquistare gli eroi e le house direttamente dagli altri giocatori. Due importanti novità, insomma, che daranno la possibilità ai player di generare entrate supplementari. Da quello che si può vedere dal trailer di presentazione della nuova modalità avventura, i giocatori potranno controllare i loro bombers destreggiandosi in nuovi livelli a tema, dove sono presenti creature ostili controllate dalla CPU, e avranno inoltre la possibilità di affrontare i boss di fine livello, un po' come succedeva sul vecchio titolo da cui il gioco prende ispirazione. Inoltre, dai rumor strapelati in rete, è emerso che sarà possibile partecipare a tale modalità una volta al giorno, utilizzando un personaggio per volta. Ci è sembrato di capire che per portare a termine tale modalità dovremmo avvantaggiarci utilizzando i nostri bomber più forti, quelli con rarità più alta, per intenderci. Nel frattempo, su Telegram, dove i developers sono abbastanza attivi a livello di comunicazione, quello che è emerso è che in parallelo alla modalità avventura è in programma anche il rilascio del marketplace, rumor sconfermato appunto dal trailer successivamente rilasciato. A quel punto non sarà più possibile acquistare altri bombers trovandoli nelle box in vendita nella piattaforma, ma potremo comprarle direttamente da altri player. A parte la possibilità di trovarli come sempre all'interno delle prigioni. Togliendo la possibilità di mintare i personaggi di gioco, ci aspettiamo un incremento sostanziale nel valore degli NFT più rari. E questo ci rende abbastanza fiduciosi in merito al futuro del titolo. Inoltre, cambierà anche la modalità di upgrade dei personaggi e verranno implementate le vendite dei nuovi oggetti che serviranno proprio per effettuare gli upgrade. Si vocifera che i bombers verranno dotati di slot inventario e potranno quindi avvantaggiarsi di oggetti di gioco che ne miglioreranno le caratteristiche. Come se non bastasse, Paul Barron Network, nella sua videoanalisi del sentiment, mette Bon Crypto al primo posto per la classifica di dicembre, seguito a ruota da Tetan Arena, che è un altro titolo che abbiamo già presentato sul nostro canale. Vi lasciamo il link in descrizione. Per quanto riguarda invece la classifica sul numero degli utenti attivi, Bon Crypto si piazza comunque sul podio in terza posizione. Tra i vari rumors emersi in questi giorni si parla di un futuro prossimo dove verrà implementata la parte di staking che garantirà lo status di VIP. Presumiamo in base al numero dei Bitcoin in staking. Tale status dovrebbe automatizzare il ritorno al lavoro degli eroi, che una volta carichi si metteranno all'opera in automatico. Belle news, almeno sulla carta, per un titolo che si distingue per uno dei migliori ROI tra tutti i giochi basati su NFT che abbiamo avuto modo di provare negli ultimi 3 anni. Mediamente ad oggi Bon Crypto continua ad elargire un buon 3% giornaliero sull'investimento iniziale. Davvero ottimo, se non fosse che non c'è alcuna garanzia che le cose continuino ad andare ancora così. Le prospettive comunque al momento della recensione sono rosee, quindi non possiamo fare altro che consigliarvi di dare un'occhiata a questo titolo se non lo avete ancora preso in considerazione. Inoltre, dopo aver maturato un po' di esperienza ed esserci informati approfonditamente su tutti i tips and tricks relativi all'unica modalità presente attualmente, ovvero la Treasure Hunt, vogliamo chiudere questo articolo con qualche consiglio per massimizzare la resa dei vostri bombers. Se decidete di evolvere un personaggio, considerate sempre rarità e il corredo delle spell. Sacrificate per prima i common che hanno la velocità a livello 1. In quanto, visto che i bomber si muovono secondo dei pattern abbastanza simili tra di loro, i personaggi più lenti generalmente non riescono quasi mai a piazzare bombe, finendo con il girovagare per la mappa di gioco senza consumare stamina, con la conseguente riduzione della velocità di estrazione di Bitcoin.
I migliori personaggi da upgradare sono quelli che hanno il potere unico di recuperare più velocemente stamina quando riposano, quelli che hanno la possibilità di consumarne meno quando lasciano bombe e quelli con le esplosioni che fanno danno attraverso i blocchi. Quindi per gli upgrade puntate su quelli. Giocate almeno 5 volte al giorno. Questo dovrebbe garantirvi l'intero utilizzo della stamina di tutti i vostri bombers. Capirete bene che giocare meno significa perdere la possibilità di rigenerare stamina, con una conseguente diminuzione delle rese giornaliere. Al momento è possibile avere fino a 5 account a persona, per cui se volete aumentare la vostra velocità di estrazione, considerate la possibilità di reinvestire i bitcoin estratti su un altro account, in modo da aumentare drasticamente la vostra velocità di produzione di bitcoin. Ed infine, se siete spesso davanti al computer e quindi avete la possibilità di controllare con più frequenza il lavoro dei vostri bombers, ricordatevi di disattivare quelli con rarità più alta poco prima della fine dello schema, in quanto al termine generalmente molte bombe vengono sganciate dai nostri bombers direttamente sui blocchi e non sugli scrigni. Meglio risparmiare la stamina dei nostri personaggi più forti e lasciare che i common distruggano i muretti con una bomba di livello 1, piuttosto che sprecare magari una di livello 9. In questo modo soltanto aumenterete le rese del 10-15% in base alla quantità di personaggi rari di cui disponete. Se volete verificare con mano, vi consigliamo anche il valido tools di cui vi lasciamo l'indirizzo in descrizione, che vi aiuterà a stimare i vostri guadagni inserendo le caratteristiche dei vostri bombers, utile a chi vuole avere una previsione affidabile di quello che è il potenziale relativo all'investimento fatto. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro video e se vi è piaciuto quello che avete visto, lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Ma nel caso non vi fosse piaciuto, lasciateci comunque un like e iscrivetevi al canale. E se avete dei commenti, lasciateceli qua sotto, vi risponderemo il prima possibile. Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro video. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro video. E come sempre, se vi siete... come cavolo?